quadro storto, cazzo. Ma vaffanculo. Ciao a tutti ragazzi. Allora, premettendo una cosa molto veloce, allora che oggi essendo venerdì in live non mi trovate ragazzi, perché ho una vita anch'io purtroppo per voi, perché se no facevo live volentieri, e che il video di come si drafta l'arena mi tocca rinviarlo a domani, in quanto questo lo reputo molto più importante. Ragazzi miei, siamo qui oggi per parlare del nuovo annuncio della Blizzard. La Blizzard ci sta veramente sfondando i culi con cose, sono successe un casino di cose in queste settimane, e addirittura oggi alle 5:30 è stata annunciata una nuova espansione. Allora, la nuova espansione non si sa su cosa sarà, l'annuncio effettivo dell'espansione sarà fatto giovedì, se non sbaglio, alle ore 7 UDT, come cazzo, non mi ricordo neanche dove sia il posto. Insomma, noi lo vedremo venerdì mattina presto, probabilmente verso le 4 del mattino, e quindi ragazzi, ci sarà una nuova espansione. Innanzitutto, prima di iniziare effettivamente il video, devo dire che la Blizzard mi ha veramente stupito, in quanto non mi sarei mai aspettato che riuscisse a buttare fuori un'espansione così presto. Andiamo quindi direttamente nel clou del video. Voi mi state dicendo: Poli, hai ragione, cazzo, molto figo, molto bello, sono fotomodelli. Però su cosa sarà l'espansione? Ragazzo mio, adesso ne parliamo. Mo vieni qua, mo adesso ne parliamo, non preoccuparti. Allora ragazzi, Blizzard ha sempre questa bella cosa di lasciare dei piccoli indizi in giro, no? Non so se lo faccio apposta o se semplicemente per far crescere l'hype, ma io da bravo cristiano e da bravo malato di mente che sono, ragazzi miei, ci sono rumori, ok? Sono andato a cercare tutti questi piccoli dettagli, sono andato a ricondurre la soluzione a una cosa che mi fa veramente scommettere ogni mio organo interno del corpo, perché del fatto che insomma che testimonierà a favore della mia teoria. Ovvero ragazzi, io sono abbastanza sicuro che la prossima espansione che verrà annunciata al 7 luglio e che probabilmente uscirà verso i primi di agosto, conoscendo i tempi della Blizzard, sarà inerente appunto al Lich King e alla Cittadella di Ghiaccio, o quindi la classica Ice Crown Citadel per le persone che hanno giocato a World of Warcraft. Spendiamo due parole veloci: Ice Crown Citadel è praticamente la rocca dove il Lich King si è andato a piazzare per non farsi rompere i coglioni mentre va a uccidere, mentre la piaga dei non morti spacca il culo alle persone, insomma tante cose: zombie, cadaveri, morti, non morti, non morti che tornano vivi ma poi tornano non morti, insomma tante cose neanche beautiful. Ragazzi, voi non avete idea, leggetevi la storia che è molto figa. Premettendo che questo è anche il passo della storia che preferisco, ovvero la nascita, l'arrivo, l'ascesa, tutto del Lich King, la Blizzard ha lasciato una foto che state vedendo in questo momento. In questa foto per appunto potete vedere che c'è un vetro giallo, insomma un vetro illuminato dalle luci interne, che è la taverna dove stiamo giocando a Hearthstone. Vedete che ci sono delle figure nere e c'è una grata. Ragazzi, ognuna di queste figure sono riuscito a rapportarla a una delle persone che sono dentro al raid, e quindi al posto chiamato Rocca della Corona di Ghiaccio, ovvero la Cittadella Ghiacciata, come cazzo si chiama, non mi ricordo già. Prendo il foglio, ragazzi, molto professionale che mi sono fatto, e boh, vi faccio vedere. Partendo dal presupposto che spero in fase di montaggio di farvi vedere le cose al meglio possibile, partiamo ora dalla sinistra. Dalla sinistra, ragazzi, potete intravedere una figura che vola attraverso il vetro. Questa figura che vola, che sembra avere un'arma pesante in mano, in quanto sembra leggermente inclinata verso sinistra, quindi pendente verso sinistra, sembra avere un corpo abbastanza non uniforme. Infatti vedete che ci sono delle specie di spine, ci sono delle forme un po' strane anche nella parte delle gambe, sembra che non abbia le gambe, sembra che ci siano delle specie di spunciotti, chiamiamoli così, e questo sembra appunto essere il primo avversario che troviamo dentro il raid su World of War, chiamato, lo leggo perché non me lo ricordo, Lord Marrougar. Vi sto mettendo una foto, e se voi ragazzi andate a farvi un paragone abbastanza bene, sembra per appunto lui. So è uno scheletro volante che vola, se è volante è ovvio che vola, maremma merda, che è appunto una falce molto pesante e o un'arma molto pesante, non mi ricordo, è appunto abbastanza non omogeneo, infatti ha delle forme un po' strane e sembra per appunto lui. Diciamo che questo è quello dove sono un po' più incerto, in quanto si intravede proprio in lontananza, è quello più lontano da poter dedurre. Subito al suo fianco c'è un'altra figura. Questa figura sembra essere una figura molto possente, molto grossa anche a livello di fisico, sembra essere un orco, e il fatto che mi faccia pensare che sia un orco sia innanzitutto la posizione, anche lui sembra tenere un'arma in mano, ma mi fa capire ancora di più che è un orco dalla parte sopra del capo. Infatti si può intravedere una specie di fallo, no? Un po' una testa di pene che gli sta uscendo, che invece non di essere una testa di pene è un codino. È riconducibile a uno degli orchi che per appunto ci aiuta nella campagna su ICC, quindi su questo raid di cui fantastico che vi sto parlando. Passiamo ora al pezzo forte, ovvero la figura centrale
della finestra. La figura centrale della finestra, ragazzi, questo, ci scommetto tutti due i testicoli, questo, ragazzi, è Arthas, o che vabbè, se volete chiamarlo come volete, potete chiamarlo anche Lich King. Allora, cosa mi fa capire che è Arthas? Mi fanno capire che Arthas diverse cose. Allora, innanzitutto, non si vede bene. Allora, innanzitutto è molto possente, molto grosso, è davanti a tutti, c'ha la sua classica posizione da cavaliere, molto un busto eretto, insomma, molto incazzato e molto fiero di sé. Seconda cosa che mi fa capire che è Arthas, non è ben delineato il busto, infatti non si vedono bene le spalle, non si vede bene le anche, la parte del petto. Perché? Perché Arthas è solito indossare un mantello che praticamente fa in modo che con l'effetto ombra non si possa vedere la figura del corpo e di conseguenza non si può vedere bene il delineamento del busto. E il mantello è classico, infatti Arthas l'ha sempre portato il mantello. Un'altra cosa che mi fa capire che è Arthas, ragazzi, sembrerà una cosa assurda, ma me lo fa capire i gomiti. La posizione dei gomiti della questa figura dietro alla finestra sembra per appunto è circa di 90 gradi, sembra per appunto che sia appoggiato sopra un determinato oggetto, una specie di bastone. Chiaramente non è il bastone di passeggio con cui va a picchiare le persone Arthas, dato che non ce l'ha, ma bensì è la sua bella amata spadina magica, chiamata spadina magica per le persone omosessuali, oppure per le persone cazzute si va chiamata Frostmourne, ovvero la spada che lui stesso ha usato, insomma ci ha bruciato l'anima, insomma, ma tanti cazzi, ci ha fatto veramente la spadina magica, era meglio chiamarla spadina magica. E per appunto lui è solito essere raffigurato nei disegni o comunque nelle pixie in giro, nelle picture, è solito essere raffigurato, spero si vede in cam nel caso mi allontano, è essere raffigurato come se si fosse appoggiato sopra. Cosa significa questo? Significa che lui in questo momento probabilmente per appunto ci ha appoggiato sopra e lui è appoggiato per appunto sopra una spada che essendo molto lunga gli permette di appoggiarsi, quindi lui è in una posizione abbastanza da principe o da guardia. Parlando sempre dell'arma, cambiamo leggermente topico un attimo. La stessa Blizzard ha rilasciato un'altra immagine. In questa immagine si può vedere, ve la sto facendo vedere in questo momento, una specie di timbro, un timbro fatto con, avete presente quello per tenere chiusi le buste classiche degli anni 60.000 indietro a Cristo? Quel timbro lì sembra essere per appunto azzurro, e l'azzurro è il classico colore del ghiaccio. Oltre a quello, molte persone hanno detto: ma non vedi, ci sono dei simboli strani in giro, sembrano essere delle rune del Kirin Tor. Ragazzi miei, amici miei, non sono delle rune del Kirin Tor, quelle lì sono sì delle rune, ma sono della nostra cara amica Frostmourne, ovvero la spada di Lich King. Se io adesso vi faccio fare un paragone appunto tra la Frostmourne e le rune, vedrete anche voi stessi che molte anche in forma coincidono, sono un po' bislunghe, hanno un po' il simbolo di Hearthstone, ovvero questa specie di cerchio quasi chiuso, hanno questa forma un po' zacchettata che sembra appunto ghiacciata, e questo riporta sicuramente a quello. Tornando all'immagine di prima, andiamo nelle parti diciamo dove ne so meno, ragazzi, ovvero la figura subito alla destra di Red Lich e anche quella dopo non riesco a ricollegarle a niente di quello che mi ricordo. Diciamo che quella immediatamente dopo Lich King non la capisco, mentre quella dopo sembra essere un troll, data la posizione leggermente piegata delle ginocchia, visto che sembra essere messo un po' in posizione da scimpanzé, non si sa perché i troll si mettono come delle scimmie, ma per appunto potrebbe essere uno dei troll che ci ha aiutato durante la campagna contro il Lich King su World of Warcraft. Ora non mi ricordo il nome, scusate, mi sono un po' arrugginito, ma insomma. Ragazzi miei, io so che il mio cervello è abbastanza malato e fare tutti questi alloggiamenti sembra molto stupido, però ragazzi io sono pronto, veramente questa volta sono pronto a scommetterci che si tratta essere qualcosa riguardante il re dei Lich, quindi il ritorno del re dei Lich, la rocca della corona di ghiaccio, la rocca forte, insomma tutto quell'ambito ghiacciato. Ripeto, io sarei estremamente contento se l'espansione riguarderà una cosa di questo genere. Diciamo che sia l'idea di Blor, ovvero quello che è stato comprato il dominio, che questa cosa che vi ho fatto notare io, sicuramente ci fa notare che potrebbe essere effettivamente una cosa vera. Spero di essere stato abbastanza chiaro nel video, nella spiegazione. So che è difficile, so che quello che l'ho visto potrei vederlo solo io, dato che magari sono stupido e quindi vedo cose per farmi autoconvincere che la mia teoria sia giusta, ma sono fermamente convinto che secondo me questa, ragazzi, è quella che ho visto è la cosa giusta, ovvero che sarà veramente il re di Lich. Cosa fare? Ragazzi, se l'espansione è qualcosa riguardante il Lich King, primo, partendo dal fatto che è la mia preferita e l'ho già detto prima, secondo, partendo dal fatto che il Lich King, quindi Red Lich, è stato portato avanti per veramente tanto tempo e spazia in tantissimi territori, dagli elfi che muoiono, dai non morti, dalle persone che tornano in vita, dalle terre ghiacciate, ragazzi, già da adesso, quando vedete il video, iniziate a tenervi i gold e le dust, perché secondo me potrebbe essere veramente un'espansione più contro coglioni. Se Angoro, la sto reputando l'espansione più bella fino adesso vista, dato che io giocando dall'open beta le ho viste veramente tutte quando sono uscite man mano, salvare gold e dust non sarebbe per niente male, in quanto se
secondo me potrebbe essere un'espansione veramente figa. Mi immagino già i pacchetti, ragazzi, con, che cazzo ne so, il pacchetto normale con magari un mezzo alone ghiacciato, che quando lo apri il ghiaccio si spacca e quindi insomma potrebbe essere una cosa del genere. Guardate, se la Blizzard, se tu sei della Blizzard, stai guardando il video, io ho fatto giusto, mi devi pagare. Mi devi pagare perché ti ho sgamato, bastardo. Io sono furbo, sono malato, ma sono furbo. Quindi ragazzi, lasciando stare questo piccolo sclero che ho appena avuto, io vi ringrazio veramente tanto per aver guardato il video fino a qua. Vi ringrazio veramente tanto se mi avete messo like, che mi supporta. Vi invito questa volta, ragazzi, a, oltre che a lasciarmi like, perché mi farebbe molto una vera cortesia, vi invito a lasciarmi like veramente a tutti quelli che lo stanno guardando, in modo da poter far vedere il video a più persone possibile e far vedere a tutte le persone che c'ho ragione, perché a me piace aver ragione quando lo vedo giusta, perché questa ci voleva occhio, bisogna ammetterlo. Mo quando me la posso tirare me la tiro, raga, e se non me spacco, e che cazzo. E in più anche una condivisione, diciamo, che non farebbe male. Se volete condividerla a un vostro amico che gioca a Hearthstone di nascosto e gliela volete, guarda, guarda questo stronzo che parla, magari c'ha ragione, e quindi gliela condividete così, insomma, un po' alla cialtrona. Vi ringrazio tutti, ringrazio chi si vorrà iscrivere al canale a seguito di aver visto questo video. Spero che la mia teoria sia giusta, se no mi tocca darvi tutti i miei organi e pure i miei testicoli, e poi parerebbe pure brutto. Io vi invito, per appunto, come appena detto, anche a salvare Ghost, Gold e Dust. Teneteli, ragazzi, perché secondo me potrebbe essere una cosa con i contro coglioni veramente importante. Lo scopriremo solamente vivendo, ovvero fra 7 giorni andremo a vederlo. E ragazzi miei, nient'altro, noi ci vediamo domani, dato che oggi è venerdì, per appunto, siamo via. Ci vediamo domani con il video di come si utilizzano i siti per andare a fare i draft, visto che molti me l'hanno chiesto. E dopodiché ci vedremo, ma che cazzo ne so, ci vedremo prima o poi, ragazzi. Ci vedremo domenica in live, o che cazzo ne so. Buona serata a tutti. No, buona serata lo dico io perché è l'una di notte e sto registrando. Però buon pomeriggio, buona mattina, buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno, amici. Ciao amici! Che poi le persone che vengono in live spesso lo sanno che io ho il Lich King anche come sfondo del desktop. Quindi su questo argomento Poli non si infama. Il Lich King non me lo fotti. Maledettissima Blizzard, ci ho sgamato. E sti cazzi!